Ho scelto lo sport qui su Nova Spazio Radio, Alessandro Nicegorozef in voce, e chiudiamo parlando di sci. In collegamento con noi Nadia Fanchini. Ciao Nadia, ben trovata. Ciao a tutti, buonasera. E allora, rientro all'attività agonistica, se possiamo proprio dire così, perché per un momento si era temuto anche che tu non potessi più gareggiare per alcuni problemi che adesso ci spiegherai, spiegherai gli ascoltatori. Invece un rientro, si pensava addirittura tu dovessi rientrare come apripista, invece poi subito in gara. Allora Nadia, raccontaci cosa è successo nell'ultimo anno praticamente. Sì, allora mi sono fatta male a febbraio, ho rotto il crociato, e poi a settembre, quando stavo riprendendo un po' con lo sci, mi hanno confermato perché il CONI voleva fare delle verifiche sul cuore, così, perché era successo un po' di fatti, dato che ho avuto problemi in passato, così che allora hanno voluto controllare, ma ho fatto tutti gli esami. Sono durati 3 mesi e è andato tutto benissimo, perché è tutto risultato negativo, quindi appunto da lunedì scorso mi è nata l'idoneità. E poi allora sono andata con la squadra, mi sono reintegrata con loro, e che è stata una cosa positivissima per me. E ho fatto veramente poco allenamento, però con gli allenatori abbiamo deciso che questa stagione ormai è quasi finita, quindi abbiamo deciso solamente di prendere tutto come allenamento. Allora invece di fare la prepista, mentre facciamo la gara, poi come va tanto quest'anno, abbiamo deciso di prenderla tutta così e come allenamento, perché veramente ho messo un po' con gli sci, appunto ho avuto lunedì la idoneità. Adesso niente, io guardo comunque avanti in futuro, penso già comunque ai mondiali dell'anno prossimo, e spero che appunto infortuni e problemi così non ci siano più, e per poter iniziare veramente una stagione magari sperando di essermi allenata al meglio nell'estate, quello che non ho potuto fare tutto quest'anno. Certo, tra l'altro insomma, ragazza giovane, 1986, anno di nascita, quindi immagino anche stare fermo un anno intero per motivazioni anche, insomma, anche psicologicamente difficili, immagino, è stato molto dura. Sì, infatti ho avuto un po' di problemi già l'estate scorsa, non ero riuscita a starmi al meglio perché appunto avevo questi problemi. Poi ho iniziato, ho fatto il podio subito l'Ecluse l'anno scorso, anche se con pochi mesi di sci, e però dopo ecco appunto sono caduta la gara dopo in Val d'Isère, che avevo la commozione cerebrale, rotto il polso, così dopo appunto perché non avevo comunque la forza fisica, non ero stata preparata atleticamente. E poi appunto a febbraio sono stata ferma un mese e mezzo, e poi a febbraio sono ripartita, ho fatto io i mondiali come meglio riuscivo, e poi dopo mi sono fatta di nuovo male con il rotto crociato, perché appunto non sono riuscita a allenarmi. Quest'anno uguale, appunto per quello spero che quest'anno non ci siano più problemi e possa fare una stagione, per fortuna almeno, senza pensieri e altre cose comunque. E speriamo sicuramente di sì. Tra l'altro dal sito ufficiale www.sorellefanchini.it io leggo che insomma uno dei tuoi idoli è proprio Denise Carbon. Cosa vuol dire potersi allenare, poter stare vicino a una ragazza come Denise, che di problemi fisici ne ha avuti veramente tantissimi e finalmente adesso sta dimostrando tutto il suo valore? Beh, sicuramente Denise è un esempio. Io sono entrata in squadra quando avevo comunque 17 anni, a 18 anni sono entrata in squadra con lei e mi ha subito accolto benissimo, e lei purtroppo si è subito fatta male appunto. Adesso è un grande esempio, perché ci sentiamo anche spesso, quindi però è un grande esempio, perché vedere come lei ha risolto tutti i problemi la davano quasi per dire che non ce l'avrebbe più fatta recuperare, invece ha fatto vedere comunque a tutti quelli che hanno pensato male che lei è tornata, e anche se magari ci è voluto un po' di tempo per recuperare gli infortuni, comunque è adesso la migliore gigantista quest'anno. Sì. Adesso purtroppo si è fatta ancora male, si è rotta il pollice, e queste cose sono veramente sfortunata, però ha detto che sabato comunque gareggerà comunque alla Coppa del Mondo di Gigante in Germania, e poi sicuramente quest'anno io spero che la coppa di specialità in gigante sia la sua, anche perché se lo merita tantissimo. Eh beh, sicuramente, soglia del dolore tra l'altro invidiabile per Denise Carbon. Nadia Fanchini in collegamento con noi. Allora Nadia, prima di parlare di questa stagione e di quello che accadrà nei prossimi mesi, vorrei da te magari un riassunto di quella che sarà la tua storia, la tua carriera. Immagino avrai messo gli sci a pochi mesi. Sì,
Io adesso gli sci, praticamente ho imparato a sciare 3 anni Ecco, e poi infatti. dopo, così per caso, quando avevo 6-7 anni, un maestro di sci ci vedeva sciare, mia e mie sorelle, e diceva: ma dai che sono brave, proviamo a fare le gare. Così all'inizio non volevamo fare, perché noi ci piaceva comunque sciare così, ma non pensavamo alle gare. Poi invece abbiamo iniziato a fare queste gare quando, da piccoli, nei cuccioli, nelle categorie minori. E sempre andando avanti, si sono sempre date bene fin dall'inizio, così. E poi ecco, quando sono entrata comunque nella categoria un po' più grande, sono entrata in squadra, ho vinto i mondiali junior in Super G. L'anno dopo li ho vinti di nuovo, no, sono arrivata seconda in Super G, ho vinto in discesa, in gigante, sempre i mondiali junior, e sono arrivata a parte i mondiali assoluti quando avevo 18 anni, e poi a Bormio, quando mia sorella ha fatto la medaglia. E poi ecco, alle Olimpiadi, che avevo comunque 19 anni, sono arrivata a decima in discesa e ottava in gigante. Comunque per me sono stati dei traguardi veramente importanti, e appunto però lì ancora arrivavano prima degli infortuni, di tutti gli stop. Adesso spero che, come ho detto, spero di recuperare l'anno prossimo, guardare avanti come ha fatto la Denise, come ha fatto tante altre mie compagne Ecco, tra comunque. l'altro abbiamo parlato di tua sorella, nominiamola Elena Fanchini, ovviamente, argento nel 2005 ai mondiali di sci alpino per quanto riguarda il super gigante. Tra l'altro il podio invece che tu hai conquistato dicembre 2006 in discesa libera, Lake Louise, terzo Sì. posto. Per quanto riguarda le discipline preferite e il tipo di tracciati preferiti? Beh, le mie discipline preferite sono, cioè, mi piacciono tutte le discipline, in particolare poi vabbè, mi piace il gigante, il super G, la discesa, perché comunque riesco andare più o meno bene in tutte e tre, perché comunque prima di farmi male avevo 3 primi gruppi, c'erano le 15 al mondo in gigante, sono stata anche in super G, anche in discesa, quindi sono delle discipline che hanno ognuna una cosa diversa. Comunque la discesa, l'adrenalina, cioè la velocità e tutto, che in gigante invece è proprio la sensazione di avere gli sci sotto i piedi, cioè son tante cose diverse. E poi come piste preferite, cioè, che mi piace veramente, come Cortina, una delle mie piste preferite è anche Sestriere. Bene, bene. Tra l'altro, obiettivo stagionale, insomma, penso ne abbiamo già parlato. Intanto, già tornare a sciare e tornare a, insomma, a calcare le piste, credo, no? Nadia. Sì, anche perché non posso pretendere niente, appunto con poco allenamento non posso rischiare di comunque compromettere la prossima stagione. Io appunto con gli allenatori così abbiamo deciso di provare a fare allenamento con queste gare, prendere come allenamento, giusto per non arrivare magari l'anno prossimo senza aver fatto le gare per più di un anno, e allora quello sarebbe magari diventato anche difficile emotivamente, quindi abbiamo deciso di provare, però appunto come tutto quello che viene, senza rischiare, anche perché sarebbe stupido magari rischiare quando non veramente non hai una preparazione atletica, non una preparazione sugli sci, non è facile, quindi andiamo avanti così Anche intanto. perché Nadia Fanchini, insomma, 21 anni, il tempo per rimettersi in sesto c'è sicuramente. Grazie Nadia, in bocca al lupo comunque, comunque vada per questo finale di stagione. Ok, grazie a voi e vi ringrazio, buona serata. Ciao, grazie. Ciao.